Ben trovati a TRC Mattina Sport, una puntata particolare perché innanzitutto siamo in studio e non da casa oppure dai telefonini per poter farvi conoscere meglio quello che sta succedendo nello sport durante il periodo Covid, per cui è una cosa molto buona visto che siamo tornati in studio, quindi un segnale di normalità. Parliamo quest'oggi di palagali, di impiantistica con la nostra ospite che è Massimiliano Parla, che ha molto da raccontarci perché nella scorsa settimana c'è stata una riunione al Comune in cui si è parlato proprio del futuro a Palagalli, che ricordiamo è chiuso attualmente dopo la rinuncia della SNC a gestirlo. Massimiliano ha fatto tramite, diciamo così, con una società che vuole o voleva prendere la gestione del Palagalli, quindi chiedo subito qual è la situazione, cosa è accaduto in quella riunione. Ma diciamo, buongiorno innanzitutto sì. A tutti e grazie per l'invito. Diciamo che io ho preso dai giornali le notizie che poi abbiamo preso tutti quanti, che l'SNC ha fatto questo tipo di riconsegna delle chiavi. E tramite Patrizio Scilipoti, mi sembra di aver capito, è stata organizzata questa riunione che su richiesta anche credo della Cosere e delle altre società per capire effettivamente come stavano le cose. E io quando ho preso questa notizia ho cercato di avere delle conferme al riguardo e poi mi sono mosso perché pensavo che ci poteva essere una società interessata a un tipo di gestione che non è... Una società non del territorio. Non del territorio, no. È una società non del territorio, gestisce altre piscine comunali dove paga canoni d'affitto anche molto elevati e quindi vuol dire che è una società che è in grado di gestire gli impianti sportivi. Ne ho parlato con la società, ho spiegato la situazione anzitutto di Civitavecchia perché la nostra è una situazione molto particolare. Tutti i vari equilibri, tutte le varie situazioni e abbiamo deciso di fare un tipo di proposta che questa proposta io diciamo l'ho un po' accennata prima di questa riunione proprio per non creare polemiche, discussioni, no? Cioè durante una riunione te ne esci, c'è una società che è in grado di, si rende disponibile in questo modo a gestire e invece ho preso contatti sia con Fabio De Santis che ho chiamato il vicepresidente, credo che ancora sia il vicepresidente Simone Feuli, ho accennato di questa mia iniziativa, non l'hanno diciamo così sdegnata, anzi Fabio ha dato dei suggerimenti, erano propensi anche a una diciamo discussione nell'eventualità ci fosse stato un bando o effettivamente una riconsegna, perché questa società ha dato anche la disponibilità nell'eventualità, perché in questo momento l'impianto sapevamo, cioè fino a quelle uscite sui giornali, cioè, l'intenzione si sapeva di consegnare i gavi. Ecco, che l'impianto era tornato in mano al comune e quindi l'impianto è chiuso, quindi la società era disponibile anche a un traghettamento fino all'uscita di un bando. E poi diciamo, tramite Patrizio Scilipoti è stata organizzata questa riunione dove praticamente il sindaco ha subito smentito questa cosa dicendo che non c'era stata questa riconsegna delle chiavi, la stessa cosa l'ha detta il delegato allo sport Matteo Iacomelli, perché comunque nella riunione anche Antonio Parisi ha detto ma volevamo capire effettivamente se c'era stata, non c'era stata, che cosa accadrà in futuro. E è stato spiegato che c'è un, diciamo in questo momento, ma già precedentemente ci sono stati vari incontri tra SNC e Comune, amministrazione, per definire alcuni dettagli. La riunione è stata un po' la solita riunione che viene fatta ogni volta che cambia l'amministrazione, solite richieste economiche, di sponsorizzazione, di intervenire l'amministrazione, intervenire e chiedere soldi all'Enel. L'unica cosa un po' differenza di questa volta è che almeno la Coser ha detto almeno fare degli interventi o tramite la sponsorizzazione di Enel o il Comune direttamente sugli impianti sportivi, sulle strutture, non dando soldi cash alle società. A pioggia, come si dice, sì. In questi casi. Quindi cosa è avvenuto durante questa riunione? Si è parlato anche della possibilità di un consorzio? È una cosa fattibile? Ma guarda, io secondo me non è fattibile perché non è stato possibile un consorzio farlo negli anni passati, non credo che le società riescano a farlo nei prossimi anni. Poi io spero di sì, perché comunque la capacità c'è, cioè dove si sono unite le forze, vediamo la palestra di Branco, Massai e Branco hanno fatto un'unica società, adesso la palestra, io vedo i video di Marsili che si allena, la palestra è bellissima. Vediamo il calcio, no? Civitavecchia CPC, qui ancora è rimasta invece l'unica
l'unica situazione un po' così separata è quello negli sport acquatici, cioè Coser, SNC, sì. Perché poi Centocelle è un'altra realtà. Si è parlato anche dei lavori che devono essere fatti a Pallagalli per quanto riguarda la manutenzione? Sì. Ma questo? Guarda, sì. Allora, lavori nel dettaglio non sono stati espressi, so che l'SNC li ha espressi all'amministrazione. La richiesta è quella che, cioè, Pagliarini ha detto che comunque sono gli unici due impianti che sono, detto una cosa falsa, perché ha detto che sono gli unici due impianti che sono stati mandati a bando con i lavori ordinari e straordinari a carico delle società. Invece questo non è vero, lì gli ho risposto, perché gli impianti che sono andati a bando sono stati 5 e visto che esisteva e esiste ancora un regolamento degli impianti sportivi fatti dal commissario prefettizio quando Civecchia è stata commissariata, tutti gli impianti sono andati, questi 5 impianti sono andati a bando con lo stesso criterio, tant'è vero che poi gli ho detto al delegato allo sport, ho detto guarda, ti consiglio di andare, se il delegato allo sport non sei a conoscenza di questo regolamento sugli impianti sportivi, che è la prima cosa che dovresti comunque andarti a leggere, e infatti ha preso appunti, è stato molto disponibile in questo, nel andare a verificare che effettivamente non erano solo 2 gli impianti ma 5 e che comunque esiste un regolamento sugli impianti sportivi e quindi qualsiasi intervento di modifica sui contratti o di interventi che dovranno essere fatti sull'impianto bisognerà modificare prima il regolamento sugli impianti sportivi, perché lì c'è un regolamento comunale, un bando che praticamente segue quella linea, c'è un contratto che specifica quelle cose, in questo momento come fai, se non cambi qualcosa a livello di questo regolamento non puoi fare nessun tipo di intervento. Quindi si è capito, la SNC ti consegnerà le chiavi oppure no? Oppure ha detto che lo farà, invece non l'ha fatto? Ma no, ha detto che non c'è stata questa riconsegna, non c'è stata, anche l'amministrazione ha smentito questa cosa, infatti io al delegato, il sindaco era andato via, era rimasto il delegato, io allo sport gli ho detto scusami, ma tu sono uscite delle dichiarazioni da parte dell'SNC su tutti i giornali, i social e tutto. In più c'è stata un'intervista al vicepresidente Simone Feuli, che rappresentava in quel momento l'SNC, su una domanda del vostro di Giampiero Romiti, dice ma com'è stato possibile consegnare queste chiavi? In base a un articolo che prevedeva sul contratto che in caso di eventi eccezionali come quello del Covid c'era la possibilità di consegnare queste chiavi, quindi il dubbio è un po' per tutti. Poi ieri ho visto che credo il 5 Stelle, i 3 consiglieri di opposizione del 5 Stelle, credo che abbiano, mi sembra di aver capito che hanno fatto richiesta di accesso agli atti per verificare se c'è stata una mancanza dell'amministrazione, perché gira voce che comunque delle PEC qualcosa di ufficiale sia arrivato al comune da parte dell'SNC. Mo bisogna capire. Invece di prendere e fare un verbale di riconsegna, l'amministrazione entra in trattative con una società, non lo so, c'è qualcosa di anomalo, ecco. Poi sono stato accusato che per quale motivo non avevo fatto arrivare questa, cioè che dovrò aspettare il 2025 se vorrò prendere io la società in gestione l'impianto dello Stadio Ternuoto quando è la scadenza del contratto, e sono stato accusato, dice perché non l'hai fatta partecipare, l'hai preso in gestione te 5 anni fa. Rimango un po' meravigliato da queste dichiarazioni del presidente di una società, cioè che rappresenta, sei l'immagine di una società storica che ha delle tradizioni storiche, che davanti a un'amministrazione e altre società è un'uscita del genere. Ero il delegato allo sport, esiste il conflitto di interessi, ma poi c'ho un'onestà mia che non mi è passato proprio minimamente per la testa, cioè avevo quel ruolo, devo fare le cose fatte bene, non penso a una cosa del genere. Oggi non sono niente, non so nessuno, c'è una difficoltà lì nella gestione di quell'impianto, ho fatto i miei passi, cioè, credo che invece di essere visti questo passo, questa proposta è per essere d'aiuto, e invece viene visto sempre come oddio, mo questo che vuole fare, chi arriva, è arrivato lui, queste solite cose Civitavecchiesi, insomma, giochetti Civitavecchiesi. Poi c'è da dire un'altra cosa, che non è che lo dico io, Massimiliano Parra, perché l'SNC mi sta antipatica, perché poi tra l'altro io con l'ex presidente D'Ottavio ho buonissimi rapporti, cioè io ancora lo ringrazio pubblicamente, per lo scorso anno io allenavo a Tarquinia e tutti mi hanno chiuso, Tarquinia ha chiuso a metà stagione, no? È scadenza di contratto, non usciva il bando, praticamente io con il mio gruppo, la mia squadra, non sapevo più dove farli allenare.
mi hanno chiuso tutte le porte in faccia, compreso Pagliarini. D'Ottavio non solo mi ha aperto lo stadio del nuoto, ma mi ci ha steso pure il tappeto rosso, perché mi ha detto vieni tranquillamente, non mi devi pagare neanche le quote. Poi invece io ho detto no, è giusto che io comunque riconosca delle quote alla società, quindi non ho nessun tipo di problema di rapporto con, quindi non capisco in questo momento queste uscite di Marco Pagliarini. Mi dispiace perché, come ripeto, in questo momento rappresenta una società che ha delle tradizioni importanti. Poi c'è da dire, se proprio devo lanciare una frecciatina, guardando la realtà dei fatti, è vero che quello, e qui rispezzo un'altra lancia anche a favore di D'Ottavio, che quello è un impianto comunque che è nato male. Questo, tutti l'hanno attaccato quando pubblicamente è uscito sui giornali e ha detto questa cosa, ma lo sappiamo tutti, perché manca una piscina da 50 metri, non ci sono i pannelli per abbattere i pannelli solari, sì, per la piscina ausiliare, diciamo così, insomma, non ci sono, che poi ecco, se lì ci fosse stata anche un'altra piscina da 25 metri probabilmente avrebbe chiuso qualche altra piscina, perché poi gli utenti sono quelli. Quindi, però poi andiamo a vedere anche la storia dell'SNC nelle gestioni degli impianti, no? Non ci dimentichiamo, forse ce lo siamo dimenticati, ma che ha gestito l'impianto a Santa Marinella, quello non era una piscina, chiusa dopo un paio d'anni, e probabilmente mi sembrava di aver, che c'era un contenzioso anche col comune. Lì perché, che problemi c'erano? Cioè, non è che è lo stadio del nuoto, quella è una piscina piccolissima. Io poi tra l'altro ho partecipato a quel bando, la conosco bene, so che numeri bisogna fare per andare a zero, quindi probabilmente, non voglio dire che c'è un'incapacità gestionale, ma che probabilmente c'è un'organizzazione societaria che non permette una gestione dell'impianto come quello poi tra l'altro di Santa Marinella, perché questo non lo dico io ma è un dato di fatto. C'è una difficoltà probabilmente maggiore nella gestione di uno stadio del nuoto, che è 10 volte quella piscina. Quindi io credo, aver proposto una società che gestisce varie piscine comunali in Italia e una privata, dove in una di queste paga 90.000 euro di canone all'anno, in una piscina 25 metri, quando se andiamo a vedere i canoni di affitto degli impianti simili a Civitavecchia, che può essere la piscina comunale da 25 metri, che se non sbaglio paga 8.000 euro in 5 anni. Se non sbaglio, se non ricordo male, ma comunque forse non sono ogni 5 anni, sono all'anno, sono comunque una bella differenza tra 90 all'anno e 8 all'anno, no? Cioè, quindi vuol dire che questa società ha delle capacità probabilmente superiori, o di organizzazione o capacità gestionali maggiori, che sono presenti in questo momento sul nostro territorio, anche se poi la cosa è ha fatto sempre bene, perché in questo momento di difficoltà comunque ancora riesce a sopravvivere, no? Non è che ha chiuso gli impianti, quindi vuol dire che è una società che comunque conosce il fatto suo, anche a livello sportivo, insomma, dalle Stingi oggi abbiamo un altro atleta che sta lì per qualificarsi per le Olimpiadi, quindi ci sono anche delle capacità dove vengono fatti i risultati. L'SNC ultimamente questi risultati non li vediamo, quindi probabilmente hanno delle difficoltà su vari settori, no? Che non riescono a, non lo so, queste sono delle osservazioni che faccio io, ma sulla realtà. Ok, ancora due domande e poi abbiamo finito. Massimiliano Parla, quando è tornato a casa dalla riunione, cosa ha pensato riguardo a quello che ha visto? Anche in relazione a quando era delegato allo sport, ha visto una situazione migliore, peggiore? No, allora io se faccio riferimento a quando ero delegato allo sport è la stessa cosa, stesse richieste, stessa situazione, si manda avanti lo stadio del nuoto per poi tutte le società dietro a spalleggiare quella che è la solita richiesta, no? Che quella che poi ho già raccontato. Però non credo che l'amministrazione in questo momento abbia le capacità per intervenire economicamente, ci sono situazioni più gravi, se deve fare un intervento di 100-200 mila euro quei soldi deve impiegare da un'altra parte, credo io, non è che è cambiata, le casse comunali sono cambiate di tanto rispetto a 5 anni fa, no? Questo è dalle dichiarazioni che fa l'amministrazione in questo momento. A livello personale che ti devo dire? C'è delusione, perché comunque sempre i soliti meccanismi, solite discussioni, i soliti pensieri, fai una proposta, te la smontano subito, non la tengono in considerazione, quando invece comunque, cioè a me sinceramente che vengono dati 200.000 euro, 300.000 euro, 100.000 euro in un impianto, io devo, perché quelli sono soldi dei cittadini, non è che cadono dal cielo, almeno che non c'è una pioggia da Enel di soldi, allora è un altro tipo di discorso.
potrebbe essere accettabile o no. E quindi ho detto, sapete che c'è, ma che me frega, ma c'è dovete vivere voi quelle piscine, se annegate annegate voi, ma a me, io non c'ho bisogno di gestire una piscina. Ma questa società che è intenzionata, era intenzionata a prendere Paragalli, è ancora intenzionata a prendere la gestione oppure a cambiare? Ma io, cioè, logicamente nel momento in cui ci sono delle dichiarazioni ufficiali di un sindaco, di un delegato allo sport che dice l'impianto non è stato mai consegnato, è inutile che di cosa stiamo parlando, cioè è inutile, anzi mi dispiace pure averla fatto perdere del tempo in un periodo come questo, perché poi non riuscivo neanche a contattarlo, perché comunque... avendo delle piscine in gestioni comunali, riunioni destra e sinistra, e quindi insomma lavorare per niente in questo momento è tempo sprecato, quindi in questo momento c'è questa situazione. Poi ripeto, questa proposta che ha fatto serve sempre comunque, una deve essere sposata dalle società, perché per abbattere i costi di gestione e comunque anche gestire in un certo modo, che non devi andare a fare concorrenza come magari adesso, no? Che c'è la cosa che fa scuola nuoto e all'interno del stadio del nuoto si fa la scuola nuoto, cioè è inutile che io adesso ti rubo quegli utenti lì perché devo fare cassa, perché se no non rientro, cioè bisogna trovare un punto comune, una strategia comune dove comunque questa società poteva fare da padre di famiglia, come poteva essere una gestione del comune, direttamente l'impianto gestito dal comune, dice tu ti serve sto spazio acqua, io devo rientrare a fine anno dei costi, quindi fare zero, non devo fare utili, e questa era la teoria e la proposta fatta da questa società. Ok, abbiamo analizzato tutto quanto, Massimiliano Parla ci ha spiegato perfettamente la situazione, grazie mille per l'assistenza, grazie a voi, per la collaborazione, per avermi contattato e dato questa possibilità di raccontare i fatti. Ok, grazie anche a voi che ci avete seguito, alla prossima per il proseguimento delle trasmissioni di TRC.